Tutto pronto, Pescara e Monte Silvano a breve saranno attraversate da un fiume colorato, quello dei tanti ciclisti che prenderanno parte a una classica storica nata nel 1945 con debutto il 1 maggio di quell'anno, il Trofeo Matteotti. Sarà la 76esima edizione di una competizione nata come simbolo di rinascita dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale e da un'idea di un gruppo di appassionati di ciclismo guidati da Fulvio Perna, oggi promossa dall'Unione Ciclistica presieduta dal numero uno del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani. È una corsa importante nel panorama ciclistico nazionale e internazionale, per questo veramente c'è stato un grande impegno da parte delle istituzioni, di noi come organizzatori, ma tutti quelli che faranno parte poi del giorno del Matteotti. Il presidente onorario Renato Ricci, il direttore tecnico Stefano Giuliani e il segretario Dino Renzetti, col supporto delle istituzioni, hanno allestito un percorso tra i colli di Pescara e di Monte Silvano per 13 giri complessivi di 15 km ognuno, a darsi battaglia circa 140 corridori, con ritrovo in Piazza della Rinascita domenica a partire dalle 11.15 e la partenza alle 12.45. L'arrivo invece è previsto tra le 17 e le 17.30 in Piazza Duca degli Abruzzi. Manifestazione quest'anno dedicata a Simone Roganti, talento in ascesa del ciclismo, scomparso improvvisamente nella sua casa di Spoltore a soli 21 anni lo scorso 30 agosto. Io ho il bollettino di iscrizione, quindi quando lo guardo, io ho corso in bici, sono stato uno spericolato, può succedere con una caduta, però tragedie così è difficile da commentare. Noi lo ricorderemo sempre, anche perché è una famiglia che ha fatto ciclismo da una vita, forse da quando esiste il Matteotti. E l'anno prossimo il Trofeo Matteotti si arricchirà della presenza femminile, come annuncia l'assessora comunale allo sport di Pescara, Patrizia Martelli. Sì, grandissime novità. Ricordiamo che il 14 luglio abbiamo ospitato la tappa del Giro d'Italia femminile Pescara-Aquila e adesso con il Matteotti stiamo pensando a qualcosa di grande, forse un sogno, ospitare nel 2025 una tappa totalmente femminile. Quindi già da adesso ci stiamo cominciando a preparare insieme al nostro Stefano Giuliani, quindi tantissime novità e per ora godiamoci il 15 settembre la classica abruzzese.